Benvenuti a questa mia presentazione che ha lo scopo di farvi una carrellata sulle diverse distribuzioni Ubuntu ufficiali. Per ufficiali si intende riconosciute dalla casa madre Canonical come distribuzioni che seguono certi dettami tecnologici e una certa linea di presentazione della distribuzione stessa. Quindi, come saprete sicuramente, di distribuzioni Ubuntu con Ubuntu come base di partenza ce ne sono molte di più di quelle ufficiali, ma appunto Canonical, diciamo, dà il suo marchio di qualità soltanto alle distribuzioni che, appunto, come ho appena detto, seguono certe regole. Ecco. Allo stato corrente ci sono ovviamente Ubuntu, che è la principale, Kubuntu, che è la sorella con desktop grafico, con interfaccia grafica, scusate, KDE e non GNOME, Xubuntu o Xubuntu, che è la sorella leggera che richiede meno risorse, quindi più adatta a PC anche con una certa età, che ha l'interfaccia grafica XFCE. Poi c'è diciamo una derivata particolare, sempre basata su GNOME come Ubuntu, ma specializzata con dei software e una certa impostazione tecnica specializzata per la produzione di contenuti multimediali e si chiama Ubuntu Studio. Nella mia carrellata voglio includere anche Lubuntu, o l'Ubuntu, che è una sorella non solo leggera, ma leggerissima di Ubuntu, con interfaccia grafica LXDE. La caratteristica di questa derivata di Ubuntu è che, a dir la verità, non è ancora stata ufficializzata da Canonical, quindi non dovrebbe essere rigorosi e rientrare in questa mia carrellata, ma proprio quest'anno, nella riunione degli sviluppatori di Ubuntu, che si svolge a partire da lunedì prossimo, quindi da domani, è prevista una specifica sessione di discussione proprio sull'Ubuntu. Questa discussione dovrà stabilire se l'Ubuntu è già pronta a diventare ufficiale, cosa gli manca eventualmente per essere ufficiale, perché appunto gli sviluppatori di Ubuntu hanno chiesto ufficialmente a Canonical di diventare una distribuzione riconosciuta e quindi ufficiale. Ecco, quindi la mia carrellata non si ferma dunque ad Ubuntu Studio, ma proseguirà anche con l'Ubuntu, perché verosimilmente, diciamo, ha tutte le carte in regola per diventare ufficiale a breve, quindi vale la pena includerla e presentarla. Ecco, a questo mio elenco che vedete qua ne manca una, che è Edubuntu, che si scrive Edubuntu, eccolo qua. Edubuntu è una distribuzione derivata, anch'essa è basata su GNOME, un po' come Ubuntu Studio, ma specializzata nell'educazione, nei programmi di educazione per i bambini da piccoli a un po' più grandicelli. Ecco, facciamo, voilà, carattere un po' grande anche per questa. Ecco, il problema di Edubuntu è che non riesco a presentarvela, è installata in VirtualBox perché non funziona, non mi funziona. Non so quale sia il problema, se sia un problema specifico dell'ultima versione 11.04 o della VirtualBox, allo stato attuale 4.06 come versione, non lo so, però ho provato 2-3 volte, 64B, 32B, non c'è stato niente da fare. Arrivo al wizard, diciamo, alla procedura che installa la distribuzione, poi a un certo punto si ferma. Purtroppo, ed Ubuntu non riesco a presentarvela direttamente in una mia VirtualBox.
Tutte le altre che precedono invece sono riuscito a installarle, quindi posso presentarvele dal vivo direttamente. Se vi interessa il mondo dell'educazione particolarmente, Edubuntu naturalmente è visitabile al suo sito, che posso anche mostrarvi. Vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, cerchiamo Edubuntu, quindi dovrebbe essere facilissimo da ottenere. Ecco, il primo risultato della ricerca sotto Google, e voilà, Edubuntu Education Edition. È quello che dice appunto, specificatamente dedicata all'educazione dei bambini di varie età. E qui potete trovare nel sito dedicato tutte le caratteristiche, tutti i programmi che sono installati, suddivisi anche per età dei ragazzi. C'è anche, che ci tengo a segnalare, un programma installato per la protezione della navigazione, cioè quello che impedisce di entrare in certi siti per i bambini piccoli, oppure anche un programma che permette di far funzionare il PC a determinati orari e ad altri no, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, avete capito l'ambito nel quale si muove questa Edubuntu, che è appunto l'altra distribuzione derivata da Ubuntu e ufficiale con il marchio di Canonical. Chiudiamo. Quindi mi spiace, ma per Edubuntu in VirtualBox, almeno sulla mia macchina, non c'è stato nulla da fare. Partiamo quindi questa panoramica ovviamente dalla capostipite. Questa l'ho già presentata in lungo e in largo in altri miei tutorial, in altri miei video, però giusto per completezza della carrellata la rivediamo velocemente. Anche in questa occasione. Allora, Ubuntu 11.04, come vedete, così sono partito con la 32 bit in VirtualBox e continuo con quella, tanto non cambia molto, anche se la mia macchina in sé è una 64 bit, quindi partiamo. Allora, la nuova Ubuntu 11.04, nati in Narval, che presenta per la prima volta la tanto discussa interfaccia Unity. Ecco che sta partendo. Voilà, sta arrivando. Allora, se il PC ha una disposizione hardware, diciamo, a disposizione un'interfaccia, una scheda grafica sufficientemente potente, il PC sufficientemente potente, la nuova Ubuntu parte per difetto appunto con la nuova interfaccia Unity. Diamo la password, accedi. Aspettiamo un attimino che parta. Appena suonata la sua musichetta, che voi non sentite perché non registro i suoni al di fuori della mia voce, comunque i suoni del PC non vengono registrati, ma fa niente. Ecco, non è proprio la disposizione per difetto questa che vedete, perché ho già cambiato anche lo sfondo mettendo un'immagine con tutte le scorciatoie da tastiera di Unity, eccetera, eccetera. Qui ho già aggiunto delle mie icone. Come ho già avuto modo di dire un attimo fa, Unity l'ho già presentata in dettaglio in altri video, quindi non ci perdo più di tanto. Come potete vedere, presenta sulla sinistra il lanciatore con le icone, che possono essere gestite, ovviamente aggiunte, tolte a seconda delle proprie esigenze. Unity è basata su Compiz, quindi con delle scorciatoie da tastiera tipo quelle già conosciute per il Compiz attuale. È possibile muoversi nell'interfaccia, vedete i vari spazi di lavoro, desktop virtuali, si possono visualizzare un po' come nel Compiz corrente. Poi c'è la dash, che permette di cercare gli applicativi che si hanno bisogno, che magari non sono ancora presenti
sul lanciatore a sinistra, oppure delle dash particolari come le applicazioni, quindi specifico e dedicato agli applicativi installati e non ancora installati con dei suggerimenti, e poi anche un dash specifico per i file, quindi presenta i file che abbiamo modificato o usato di recente grazie al motore ZyGeist che lavora dietro le quinte, gli scaricati, le cartelle preferite, e questo qui appunto è una dash dedicata ai file. Questa in sé, in sostanza, è Unity. Sulla sinistra, scusate, sulla destra, presenta il menu con le aree di notifiche, come già ora, praticamente. Vedete qui sopra il solito calendario, la parte di social network con la chat, eccetera, eccetera, Ubuntu One, la gestione del volume con Banshee integrato nel menu del volume, la gestione network manager per le connessioni di rete, account di messaggistica, lo stato mio di messaggistica, terminare la sessione, sessione ospite, arresta, iberna, ecco, una novità rispetto al vecchio Ubuntu, diciamo così, è che c'è un'opzione in più che è impostazioni di sistema, che fa apparire questo centro di controllo di GNOME, che è diciamo il sostituto del vecchio menu di sistema e delle preferenze. Ecco, qui viene tutto centralizzato in questo modo, che trovo anche piuttosto pratico. Voilà, questo è Unity che si presenta per difetto nella nuova Ubuntu, se a patto che il proprio PC supporti la grafica 3D, se abbia la scheda di rete, scusate, non di rete, la scheda grafica adatta a questo compito. Se non è il caso, quindi terminiamo questa sessione. Se non è il caso, Unity non lascia a piedi gli utenti con un PC magari un po' più vecchio o meno potente, ma ha diciamo una modalità meno spettacolare, diciamo così, fra virgolette, però funzionante, che è il buon vecchio GNOME 2, cioè il GNOME precedente, che si può ottenere partendo con Ubuntu classico, che vedete qui, e non con l'Ubuntu di default. Ecco, giusto due parole su quello che sto facendo adesso con questo menu. Diciamo che alla partenza del PC si presenta come sempre questa interfaccia grafica, nella quale possiamo scegliere l'utente col quale entrare e inserire la sua password. Questo ammesso che non abbiamo attivato la login automatica, quindi senza richiedere la password, però è mia abitudine, anche per la sicurezza dei miei dati sul mio PC, chiedere sempre la password per entrare, quindi io evito di usare la login automatica, questa è una mia abitudine. E direi anche un consiglio, un buon consiglio che mi sento di dare a tutti: evitate, se possibile, le login automatiche, perché se vi rubano il PC devono fare altro che accenderlo e aspettare che entri e avranno accesso a tutti i vostri dati, mentre così perlomeno c'è una barriera in più, una difficoltà in più. Chiusa la parentesi, dunque dicevo, si entra qui, di solito si sceglie il proprio utenza, si mette la password e si fa accedi, ma qui in basso, che si guarda molto raramente, ci sono dei vari menu che permettono di impostare la sessione alla quale si sta per accedere, fra i quali c'è la lingua del sistema e il menu, se ce ne sono installate diverse, ne presenterà diverse. La tastiera, quindi la disposizione della tastiera, e quello che importa a noi in questo momento è il tipo proprio di sessione grafica, di interfaccia grafica. Quindi abbiamo per difetto Ubuntu basato su GNOME, Ubuntu classico che presenta appunto l'interfaccia come le versioni precedenti, diciamo, di Ubuntu. Ecco, quindi se il nostro PC non supporta la grafica 3D, quindi non è in grado di far funzionare Unity come l'abbiamo visto un attimo fa, automaticamente entrerà con questo Ubuntu classico. Okay.
giusto per conoscenza ve lo mostro e per completezza. Ecco qua, qui riconoscete il classico menu e quindi se siete abituati al sistema Ubuntu classico, questo è veramente classico, né più né meno del GNOME precedente. E voilà. Usciamo ancora una volta perché parallelamente a Unity 3D, come saprete anche dai miei video precedenti, Canonical, un gruppo di sviluppatori di Canonical sta lavorando a un'alternativa di Unity, che è questa, Unity 2D, che si presenta, diciamo che imita, cerca di imitare il più possibile la Unity 3D ufficiale, ma appunto si chiama 2D perché non richiede che la scheda grafica del proprio PC debba supportare la grafica 3D, ma è sufficiente la normale grafica 2D. Quindi, installando Unity 2D, si può comunque usufruire della nuova interfaccia proposta da Canonical Unity, anche se non si ha un PC così potente, così recente che può permettersi la grafica 3D. Ecco, vedete che a colpo d'occhio sembra veramente già in questa prima versione imita piuttosto bene la Unity principale ufficiale. Anche qui ci sono i vari desktop, anche qui ci sono le icone. Anche qui ci sono la dash generica, la dash per le applicazioni, la dash per i file, uguale. Quindi la modalità di lavoro è identica o quasi, sono già arrivati a un buon punto di imitazione della Unity ufficiale, ma appunto stiamo lavorando senza necessità di grafica 3D. E questo è un buon punto, secondo me, un bel vantaggio perché la grafica 2D siamo sicuri che funziona su tutti i PC, la grafica 3D funziona su sempre più PC, ma non è detto che la gente cambi il PC tutti gli anni per avere l'ultima tecnologia in casa, insomma, e quindi democraticamente, diciamo, questa Unity 2D permette di gustarsi la nuova modalità di interfaccia anche a coloro che non hanno dei PC adeguati o non ancora adeguati alla grafica 3D. Ecco, questo è Unity. Facciamo una resta questa volta, così chiudiamo questa macchina virtuale e appena si chiude passiamo nella nostra scaletta, ecco qua, quindi Ubuntu, ormai stranota, l'abbiamo vista. Passiamo alla prossima, ecco, Kubuntu, Kubuntu, è la sorella forse più diffusa, anche senza forse, più diffusa e più nota dell'Ubuntu principale. Perché? Perché è impostata sull'interfaccia grafica KDE, che è ben nota e molto apprezzata come interfaccia grafica. Kubuntu, quindi, a dire il vero, non è la mia interfaccia grafica preferita, non è la mia prima scelta, e l'ho usata pochissimo in vita mia, quindi non la conosco nemmeno a fondo. Quindi appena si avvia vi presenterò più o meno come appare così, ma non aspettatevi troppi dettagli perché appunto non essendo la mia prima scelta non ne conosco tutti i dettagli. Sicuramente chi sta guardando questo video e già usa KDE ne sa più di me e si ritroverà subito a casa nell'ambiente che apparirà tra un attimo. Ecco, anche qui ripeto, come mia abitudine, evito la login automatica senza richiedere user e password e
ho il mio nome utente e mi viene richiesta la password, quindi entriamo, ecco, e vedete come già subito dall'accesso appare una notevole eleganza grafica, almeno anche secondo i miei gusti e non solo i miei, leggendo pure i commenti in rete su questo sistema grafico, di interfaccia grafica, è veramente elegante. Se ha una caratteristica che balza subito all'occhio, la sua eleganza, con le sue ombre, i suoi colori, le sue sfumature, lo si vede già anche dal desktop di default, dallo sfondo di default per difetto. Ecco, sta arrivando la musichetta, quindi è quasi pronto, e voilà, questo è Kubuntu 11.04, quindi è lo stato dell'arte sia di Kubuntu in quanto tale sia di KDE. Qui in basso c'è un pannello per poter interagire, qui in alto a destra c'è la casella degli strumenti, quindi se si preme qui si può aggiungere ulteriori pannelli, aggiungere degli oggetti, le attività, impostazioni eccetera eccetera. Qui in basso c'è la gestione del pannello in quanto tale, e c'è tutto. Immagino che, non so quanto Kubuntu si discosti dal KDE neutro, diciamo originale, non lo so dire, immagino non più di tanto. Qui c'è il calendario, quindi quello che stiamo vedendo è KDE in salsa Ubuntu, e però immagino sia praticamente KDE. Qui c'è l'audio, la gestione della batteria, dell'alimentazione, la gestione del contenuto degli appunti, dove si può gestire, tenere la storia dei vari copia e incolla per poterli poi riutilizzare. Qui c'è l'icona delle notifiche qualora il sistema ci debba segnalare qualcosa. Qui a sinistra c'è un pulsantino che serve a mostrare direttamente al desktop quando abbiamo più finestre aperte. Qui per difetto ci sono due desktop distinti definiti, ovviamente se ne potranno aggiungere gli altri. Qui c'è il navigatore rapido che permette di andare nelle cartelle classiche, documenti, immagini, musica, velocemente, aprendo Dolphin, che è diciamo il Nautilus di KDE, o viceversa, Nautilus è il Dolphin di GNOME, ecco, quindi il navigatore delle cartelle. E qui vediamo che decisamente c'è un'interfaccia più piena, più ricca rispetto a quanto siamo abituati in GNOME. Come ho detto, questione di gusti, per carità, per me questa interfaccia è sempre stata troppo carica, cioè preferisco la semplicità di GNOME, ma risottolineo, è una questione puramente di gusti, non vuol dire che non apprezzi il lavoro e l'eleganza di KDE, anzi, però ognuno fa le sue scelte, e fino ad oggi continuo a preferire la via GNOME piuttosto che la via KDE. Chi lo sa, un domani potrei convertirmi anch'io a KDE, perché veramente ha delle raffinatezze notevoli, e questo bisogna pure concederlo indipendentemente dai propri gusti personali nell'uso quotidiano del proprio PC. Ecco qua, già avete visto il mio mouse che va verso sinistra perché mi sono abituato ai pulsanti di Ubuntu spostati a sinistra, mentre qui sono ancora nella posizione classica a destra, quindi spegniamo Dolphin. Qui c'è il menu principale suddiviso per categorie di ciò che serve, preferiti, applicazioni eccetera eccetera. Qui c'è un campo di ricerca dove si può cercare ciò che serve, un po' come la dash di Unity se si vuole. Qui c'è un simil dash dove si possono cercare terminale, e otteniamo console, possiamo aprire il terminale giusto per aprire un applicativo. Ecco qua, questo terminale normalissimo.
Se non piace questo menu, è possibile passare al cosiddetto menu classico, che è ecco, il menu, diciamo, KDE del ramo precedente di sviluppo, cioè del 3.x e non di questo nuovo, che è il 4.x, che è un menu simile a quello del GNOME attuale 2, ecco, un menu, come dire, vecchio stile, anche se non mi piace tanto la parola vecchio, ma è il menu classico dove suddiviso per categorie si cercano le voci che ci interessano e poi niente, si lavora un menu normalissimo. Se invece si vuole andare sempre tutto sul moderno, si passa al menu nuovo per difetto, che è poi questo, il lanciatore nuovo. Provando un po' qua un po' là questo KDE, ho trovato anche le attività che sono, da quanto ho capito, delle disposizioni prefissate del desktop, dei vari widget di Plasma che si possono impostare sul desktop, e si possono creare vari oggetti, attività che raggruppano, a seconda appunto di quello che si vuole fare, del lavoro che si vuole svolgere, già dei widget preimpostati. Ecco, io questo, uno di default col desktop completamente vuoto, uno così con un faccino divertente, tanto per raggiungerci un paio di widget, e questo appunto è la base di quello che ho capito delle attività che possono appunto con un clic presentare degli argomenti specifici di lavoro. Ecco. Questi widget di Plasma sono carini perché si possono girare, ingrandire, rimpicciolire, impostare, però non lo so, cioè personalmente non so come giudicare. Sicuramente ho usato troppo poco KDE per apprezzarli fino in fondo, ma quando che so, sto lavorando su un documento, sto lavorando, ecco, vediamo un po', ecco, un foglio di calcolo, io apro un foglio di calcolo, speriamo che si carichi abbastanza in fretta, coraggio, ecco, sta arrivando, eccolo qua. Appunto, dicevo, tutti questi widget sul desktop, non so, ho un dubbio sull'utilità effettiva, perché quando io sono concentrato sul mio lavoro con una finestra massimizzata come questa, in realtà il desktop non lo vedo. Ecco, in qualsiasi ambiente desktop, questo non specificatamente per KDE, ma anche per GNOME, il desktop è per metterci delle icone temporanee, dei documenti temporanei di lavoro, un po' come la scrivania in ufficio, però poi in realtà, quando si è concentrati su un certo lavoro, di solito la finestra è massimizzata, sia che stia scrivendo il mio romanzo della vita, sia che stia facendo dei calcoli con Calc, e quindi non posso sfruttare le informazioni che possono essere infinite di questi widget Plasma sul desktop. Probabilmente questo è dovuto al fatto che non sono addentro bene nella filosofia di utilizzo di lavoro di KDE, però secondo me tutti questi oggetti sono carini, ma lì sul desktop non so fino a che punto possono essere utili, perché la maggior parte del tempo, se io sto lavorando seriamente, sono poi nascosti. Ecco, è questo che volevo dire. Però, appunto, magari dico, sono io che non ho capito niente. Ecco. Altra cosa di dubbia utilità è il fatto che si possono anche girare questi oggetti. Non so fino a che punto è utile che io possa girare la calcolatrice al contrario, a meno che voglia fare un allenamento particolare del mio cervello. Vabbè, sono tutte possibilità affascinanti dal punto di vista grafico, però non so fino a che punto utili. Ecco. Ripeto però, probabilmente anch'io, non avendo usato veramente poco, giusto per questa presentazione KDE, è anche possibile che mi sfuggano certi dettagli e certe cose che magari apprezzerei molto di più avendo più esperienza. Ecco, comunque ripeto, un desktop molto elegante, piacevole, non stancante all'occhio, molto raffinato, con queste ombre, queste sfumature.
queste sfocature anche che si vedono attraverso i widget. Elegante, direi, impressione positiva. Come tutti i desktop, ci sarebbe da lavorarci, da imparare tutti i dettagli per poterlo apprezzare fino in fondo. E questo è Kubuntu, ovvero Ubuntu in salsa KDE. Quindi abbandoniamo anche questo. Qua, musichettina, segnalino di uscita, sta uscendo. Voilà. E tra un attimo passiamo a presentare una delle due opzioni. Ecco, marchiamo come fatta Ubuntu presentata. Ecco, passiamo a presentare una delle due opzioni cosiddette leggere. Leggere cosa significa? Significa che la loro dotazione tecnica, la loro interfaccia grafica e tutto quanto consegue non caricano eccessivamente il PC sul quale vengono fatti girare. Questo serve a cosa, diciamo? Serve a tutti i PC, perché no? Anche i PC più potenti, meno risorse sono consumate dal sistema in quanto tale, dal sistema operativo, e quindi più risorse ci sono per far girare i propri programmi che si hanno bisogno nel proprio lavoro, ma soprattutto servono queste distribuzioni leggere per i PC datati, quindi un po' vecchi, quelli che hanno un po' poca memoria, quelli che hanno una CPU, insomma, che mostra tutti i suoi anni, eccetera, eccetera. Ecco, quindi Xubuntu è la prima opzione, l'opzione ufficiale riconosciuta da Canonical come distribuzione leggera con interfaccia grafica XFCE, che è la terza alternativa dopo GNOME di Ubuntu. Posso anche scriverlo qui come nostro appunto, con GNOME, ecco, per completezza, con GNOME, Kubuntu KDE e Xubuntu con XFCE. Quindi vediamo di far partire, dov'è? Eccola qua, Xubuntu. Inutile dire che anche lei ha il suo fascino, non bisogna pensare che leggero vuol dire rinunciare a chissà che, un po' come fanno nelle pubblicità dei prodotti dietetici, dicono leggero ma non rinunci a nulla, sarà. E anche qui, come vedrete, è una presentazione classica con il menu, le sue belle finestre, il suo bel tema grafico, insomma, si rinuncia a poco, direi, o niente. Ecco, diciamo pure che è sbagliato associare il fatto di distribuzione leggera con il dover rinunciare per forza a qualcosa. Ecco, vedete qui, presentazione della login, ripeto, io preferisco sempre farmi chiedere la password. Qui in basso, molto simile a GNOME, i menu per la lingua, per la tastiera e per il tipo di, scusate, tipo di sessione grafica. E qui l'orologio è molto simile a GNOME. XFCE ricalca, è basato anche lui sulle librerie grafiche GTK come GNOME, quindi lo si nota, si vede che ne imita anche un po', ne scimmiotta la presentazione. Ecco qua, allora, su Ubuntu adesso centriamo, accedi. Immagino che se avete seguito le presentazioni di Ubuntu e Kubuntu avrete notato a occhio come è stata veloce la partenza di Xubuntu rispetto agli altri due. Gli altri due ci hanno messo un pochino di più, immagino che l'avrete notato. Se non l'avete notato, lo faccio notare io, e questo è un primo segnale di quanto in realtà, di quanto questa distribuzione con XFCE sia più leggera anche già la partenza rispetto alle altre due, che hanno più oggetti grafici, più funzionalità da caricare. Ecco, dal suo bel desktop, come potete vedere, qui in basso a scomparsa per difetto, adesso porto il mouse in basso e vedete,
voilà, appare un lanciatore, ecco, invece di avere un pannello fisso, ha un lanciatore nel quale si possono aggiungere o togliere icone, un po' come Unity, diciamo, però in orizzontale, in basso. Vedete che qui per difetto c'è il browser, il navigatore web, se si clicca parte ovviamente, il gestore della posta, un terminale, eccetera, 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 il cestino. Ecco, questo è il navigatore web. Ecco, per difetto, questo è un avviso che vi devo dare, i tasti di chiusura, iconizzare, massimizzare la finestra, in realtà sono sulla destra, non come Ubuntu sulla sinistra, li ho spostati io perché ormai mi ci sono abituato, quindi si possono tranquillamente, facilmente spostare e impostare come si vuole. Vedete, la personalizzazione anche di XFCE è ottima, quindi vedete l'angolino qui per ingrandire e rimpicciolire le finestre. Qui sul desktop ci sono già alcune icone per difetto, come la casa, che vuol poi dire la nostra home, tradotto in italiano pari pari casa, la home è dove abbiamo i nostri dati, vedete le varie cartelle standard, musiche, immagini, un po' come in GNOME, è uguale. Vedete addirittura che malgrado non abbia accelerazione grafica 3D, perché appunto è un applicativo leggero, quindi parte già senza tutti questi fronzoli di lusso, ha anche lui un po' di ombretta intorno alle finestre, quindi ha la sua eleganza, XFCE. E voilà, vedete che c'è un menu qua, un menu con un'icona principale qui in alto a sinistra. Il menu è classico, come GNOME o come quello classico di KDE che abbiamo visto un attimo fa, e vedete che è piuttosto carino anche come caratteri dell'interfaccia per difetto, come schema, come schema grafico, ecco, come tema grafico è anche elegante, trovo. E per il resto, in alto a destra, mi ripeto un po', ma è proprio per sottolineare le varie somiglianze, un po' come Ubuntu ha l'area di notifiche dove c'è il menu, la gestione dell'audio, invece di Banshee c'è un altro gestore della musica, c'è la parte delle reti sociali con il chat, non c'è il calendario direttamente qui, c'è solo la data e l'ora, il calendario gestito altrimenti, ci sono due desktop virtuali impostati per difetto che possono essere aumentati o diminuiti, c'è la sessione col mio nome che si può spegnere, sospendere, ecco, vedete, quindi riassumendo, qualcosa sul desktop per difetto, un menu sulla sinistra classico, tutto raggruppato, sia il sistema, sia gli applicativi, le impostazioni. C'è un lanciatore in basso che andando col mouse in basso nel desktop appare, se no scompare, con le icone da mettere e togliere. E sulla destra ci sono le notifiche anche con la gestione della sessione. Questo è XFCE che potete vedere, non è, come dire, così elegante e pieno di raffinatezze come KDE, ma ha il suo fascino e soprattutto pesa poco sulle risorse del vostro PC. Spegniamo anche XFCE, davvero carino. Avete visto che sia in accensione che in spegnimento, un attimo rispetto agli altri due che abbiamo dovuto invece attendere. E quindi il segnale che è veramente leggera come distribuzione. Poi vediamo un po', ecco, finiamo, diciamo, la presentazione delle distribuzioni già ufficiali con Ubuntu Studio, poi lasciamo l'Ubuntu che è pure leggera, diciamo, quindi come tema sarebbe legato a Xubuntu, ma l'Ubuntu non è ancora ufficiale, potrebbero essere tra poco, ma lasciamolo pure per ultimo. Quindi Ubuntu Studio è comunque basata su GNOME, quindi non è niente di diverso alla base di Ubuntu, ma appunto presenta del software preinstallato,
specializzato per gestire musica, quindi audio e video anche. Facciamo partire anche Ubuntu Studio. Provane che parte con del software preinstallato molto maggiore di Ubuntu o di altre distribuzioni è che non c'è un CD ma c'è un DVD da scaricare perché appunto non ci sta su un CD tutto quanto viene preinstallato con questa distribuzione. Oltretutto, Ubuntu Studio, almeno fino allo stato ultimo, 11.04, non ha l'installatore grafico, ma ancora il vecchio installatore a caratteri, interfaccia caratteri come fosse il terminale. Quindi è un po' particolare, poi una volta installato è un Ubuntu come l'altra, con più software già in partenza, ma è un po' particolare come partenza, come installazione, ecco. Quindi anche qui già vedete un tema un po' grigiato, particolare, uno sfondo anche lui diciamo un po' più artistico degli altri, ecco se vogliamo metterla così, visto che Ubuntu Studio è una distribuzione per artisti. Qui abbiamo anche qui i menu come Ubuntu. In effetti è basato sul GNOME, quindi è tale quale, c'è la solita lingua, tastiera e la sessione. Entriamo e all'entrata c'è una musica diversa da Ubuntu, una musica anche qui un po' più artistica e vedete che si presenta almeno nel caso di installazione qua nella VirtualBox non sono riuscito a far funzionare Ubuntu Studio come Unity, perché a quanto pare dovrebbe funzionare anche come Unity, mi parte solo come classico e oltretutto c'è un problema, penso che sia solo di VirtualBox, che non mi tiene il tema grafico scuro, grigetto, come abbiamo visto prima. Vedete che c'è qualcosa che non va, il pannello si presenta un po' grossolano, non c'è verso di farlo funzionare come si deve, ci ho provato in vari modi, ma purtroppo appena fatta la login il tema grafico sparisce, diciamo, ecco, se vado sotto aspetto. Qui mi fa vedere che dovrebbe essere questo il tema grafico con delle cartelle anche celestine in verticale, ma come vediamo in realtà le cartelle sono di un certo standard strano, grigetto, non so, marroncino. Ecco, vedete che c'è qualcosa, immagino io che sia solo un problema di VirtualBox che ogni tanto dà qualche problema di compatibilità con le varie installazioni, però il principio lo vedete, cioè si presenta come Ubuntu classico, come GNOME classico, scusate. E l'unica differenza che posso mostrarvi è che ci sono dei menu già preinstallati di produzione audio, vedete, un menu infinito con molti strumenti audio anche professionali. Io non sono professionista dell'audio, ma se qualcuno sta seguendo questo video e si occupa di produzione audio, magari in proprio, anche per proprio piacere, riconoscerà sicuramente uno o più di questi strumenti come hardware o altri che adesso qua, francamente, non voglio spingermi oltre in un terreno che non conosco. Produzione video è meno popolato, però c'è un video editor acclamato per le sue funzionalità come OpenShot, c'è l'editor dei sottotitoli e c'è un video player che non so quale differenza e quali vantaggi abbia rispetto a quello classico di GNOME, che è qui comunque installato qua. Pulse audio nei suoi vari strumenti già installato, eccetera eccetera. Ecco, nella grafica anche c'è già Blender, il notissimo strumento di grafica 3D, per la grafica 3D già installato. Non è installato ancora l'ultima versione 2.5, ma è ancora la vecchio ramo 2.4.9. Probabilmente la prossima versione, se Blender rilascia in modo definitivo la versione 2.5 o 2.6, apparirà poi in Ubuntu Studio nelle prossime versioni. Per
c'è il classico GIMP o GIMP, Shotwell, Inkscape per la grafica vettoriale, lo scanning, il programma di scanning, di gestione degli scanner. Ecco, quindi vedete per esempio, ecco, sotto ufficio praticamente non c'è niente perché questa distribuzione, come ho già detto, è focalizzata sulla produzione multimediale, quindi dei menu molto ricchi di audio e video, ma per esempio ufficio nulla. Questo ovviamente, essendo Ubuntu, non è che impedisce di installare OpenOffice o LibreOffice o quello che è. Ovviamente è tutto portata di mano, è tutto libero, però per difetto l'interfaccia per default si presenta così. Quindi un artista è già operativo, uno che vuole scrivere e fare di calcolo probabilmente deve installarsi qualcosa. Ecco, questa era o è Ubuntu Studio alla versione 11.11.04. Terminiamo anche questa, resta che purtroppo in VirtualBox presenta questi problemi grafici che non ho potuto mostrarvelo nella sua bellezza intera. Spiacente, ma è così. Ultimo passo è l'Ubuntu, appunto, la sorella non solo leggera ma leggerissima, basata non su XFCE ma su LXDE, che è un altro tipo di interfaccia grafica. E questo l'Ubuntu promette davvero bene, già con 11.04 si è avvicinato parecchio agli standard riconoscibili dei rilasci di Ubuntu, Kubuntu, eccetera, eccetera, e quindi le direttive di Canonical sono praticamente tutte o quasi tutte rispettate, manca solo l'ok. Probabilmente settimana prossima, discutendone, si arriverà ad un accordo per integrare anche LUbuntu nella famiglia di Canonical di Ubuntu. Quindi avviamo l'Ubuntu come ultima dimostrazione. Eccoci qua che si sta avviando. Sta caricando, non presenta nessun messaggio particolare durante il caricamento. Quindi non resta che attendere. Ecco che sta arrivando e voilà, LUbuntu. Anche qui abbiamo in basso il tipo di desktop, cioè il tipo di sessione grafica che vogliamo far partire, predefinito LXDE ovviamente, la lingua. Eventualmente l'uscita se si vuole rinunciare qui in basso a destra e in mezzo ovviamente secondo le mie abitudini mi chiede user e password. Non ho per difetto l'elenco dei nomi delle user da cliccare, quindi devo scriverlo, fare enter, mi chiede la password, voilà, facciamo enter. E vedete che in pochi istanti anche LUbuntu, un po' come XUbuntu, si carica senza problemi. Anche qui due desktop, vedete qui due desktop per difetto possono essere gestiti. Anche qui devo avvisarvi che per mia ormai abitudine consolidata, ho spostato prima di tutto il pannello in alto perché per difetto LUbuntu presenta il pannello in basso. Quindi ciò che vedete qui dove sto scorrendo il mouse, in realtà in un'installazione nuova nuova è qui in basso. Primo, secondo, come al solito, i pulsanti da destra li ho spostati a sinistra per chiudere, iconizzare e massimizzare, voilà, una finestra. Ma questi, vabbè, concedetemelo, ormai ci ho fatto l'abitudine, ho dovuto cambiarlo per non andare a girare in giro con il mouse a cercare cose che so essere ormai lì e invece sono dall'altra parte. Pazienza. Prendetela come una dimostrazione anche della facilità di impostazione, di personalizzazione anche di questa interfaccia LXDE. Qui in alto a destra avete come sempre la gestione del volume, la gestione delle connessioni di rete, l'orologio con
questa volta sì, anche già il calendario integrato e la gestione della sessione che schiacciando il pulsante mi dice cosa voglio fare o annullare, quindi mi ritorno in LXDA. Ci sono delle icone già impostate sul pannello per praticità, fra le quali uno che permette di iconizzare le finestre, uno che fa partire il browser internet per difetto che è Chromium. Quindi immagino che per leggerezza è stato scelto questo, ma nulla impedisce di installare altro. Bisogna dire che sia per X Ubuntu che per L Ubuntu che stiamo vedendo in questo momento, nulla impedisce di installare ciò che si vuole. Ovvio che a seconda delle scelte che si fanno, si può appesantire o meno questa distribuzione, perché gli autori della distribuzione fanno delle scelte di software appunto per renderla il più leggera possibile. Se noi mettiamo un programma che è comunque pesante, si appesantirà anche Xubuntu o Lubuntu, ovviamente, però nulla impedisce di farlo, perché anche qui ci sarà il software center, i repository come Ubuntu, eccetera, eccetera. Diciamo che la presentazione a nuovo, l'installazione nuova è ottimale per le performance e il carico su PC minimo possibile, pur non rinunciando alle vari applicativi che ci sono bisogno normalmente, la calcolatrice, il file manager, lo scanning, un programma di ritocco fotografico, internet, gestione delle reti sociali, l'ufficio, ecco, l'ufficio c'è Word e Gnumeri che fanno da calc e da writer, però sono più leggeri decisamente. Anche qui di tutto c'è una serie di giochi, quindi non ci si deve rinunciare a nulla praticamente, però sono tutti programmi magari che noi conosciamo poco, essendo abituati a usare Ubuntu o Ubuntu, che però fanno il loro lavoro e sono anche più leggeri di quelli classici che siamo abituati a usare. Ecco, vedete il menu classico, semplicissimo, anche questo ha la sua eleganza con questi colori leggeri sull'azzurro sfumato. Direi ottimo, un'ottima alternativa per PC un po' datati sicuramente, ma se uno proprio gli piace in pieno, può metterselo anche sul PC più nuovo di questo mondo, nessuno glielo proibirà di farlo. Ecco, questo è l'Ubuntu, quindi chiudiamo anche questa ultima opzione a restare della famiglia Ubuntu. E voilà, ecco. Abbiamo finito questa presentazione, nella quale ho voluto fare una panoramica veloce, più possibile, almeno per quanto possibile, fra partenze e chiusure delle varie VirtualBox, insomma, veloce si fa per dire, comunque una panoramica sui prodotti ufficiali e probabilmente presto ufficiali come l'Ubuntu della famiglia Ubuntu. Ecco, come ho già detto all'inizio, di distribuzioni che partono da Ubuntu, ce ne sono ben più di queste, ma non sono riconosciute ufficialmente da Canonical. Un classico molto noto è Linux Mint, che si basa su Ubuntu, è molto apprezzata a quanto si legge in rete, ma appunto è un progetto per conto suo al di fuori del controllo di Canonical. Ecco, spero vi sia utile questa presentazione, magari proprio per scegliere la vostra distribuzione, la vostra presentazione grafica ideale. Vi saluto e alla prossima.